Shaq. Allora, questo video per parlarti di un po' di cose. Insomma, questo è un periodo che sto prendendo molte sole. Non so per quale possa essere il motivo. Allora, iniziamo dal video che adesso ti mando, che è Lux, una sola che ho preso con un sito online, luxoryskinbox.com e altri. Insomma, ho fatto una cosa che non va fatta mai, una cazzata, come si suol dire, o se vuoi anche ho fatto una minchiata, una cappella. Praticamente, sai quando gli arrivano quei SMS in cui ti dicono hai vinto questo, hai vinto quell'altro, in questo caso avevo vinto un iPhone, e praticamente l'SMS mi rimandava, questo perché adesso questi smartphone te lo permettono, perché una volta quando c'erano i Motorola, non so se ti ricordi, quelli là, niente, non era impossibile. Però succede, aspetta un attimo, Praticamente succede che stai sovrappensiero, no? E ti arrivano questi messaggi e dici, vabbè, ma vediamo, ma che me frega. Vai sopra e ti dicono 2 euro, vabbè, 2 euro. Pure se non è vero, l'ho buttato. Ho fatto questo esperimento. Ma invece in questo caso non erano 2 euro, perché poi qualche giorno dopo mi sono stati accreditati 55 euro. Quindi poi per recuperarli non è così semplice. Perché l'hanno. Beh, poi questi 55 euro me l'hanno messi in bonus su dei siti. Alla fine, ma diciamo bene o male, ci stai. Perché mi è arrivata una bistecchiera. Una bistecchiera, ma che cacchio ci faccio con la bistecchiera? Vabbè. Comunque. Perché comunque questi soldi erano partiti. Vabbè, ho detto. Andiamo, per curiosità, no? Comunque poi ti metto. Cioè, io ho già controllato in rete. Ed è comunque un sito che esiste da poco. E già non gode di buona reputazione, quindi non penso che durerà, che lo potrà fare per molto ancora questo discorso. Comunque, vabbè, sai, ti arrivano quei pacchi, dici vabbè, mandami un pacco, gli ho detto niente, ho mandato tutte le mail, però con le creme poi le creme non me le hanno mandate. Te tengono là, però già che ti rispondono, comunque rispondo, il customer service risponde, ma io non so, è una, questo qua Luxury Skin Box, ho visto, è un'azienda che sta a Malaga, con sede a Malaga, e vabbè. Poi ancora vediamo un po' qualche altra sola che ho preso in questo periodo. Vabbè, intanto vediti il video dell'unboxing e poi dopo ti racconto. Bam! Allora, mi è arrivato sto pacco, guarda un po'. Chi è? Non so quello che c'è dentro. Adesso mi siedo un attimo qua. Lo apro. Cioè, la mezza idea ce l'ho, però se te devo dire non è che lo so bene quello che ci sta dentro. Allora, facciamo il giro. Eccolo qua. Allora, mica ci riesco, eh? Ecco qua.
La griglia l'hanno mandato. Relation. Sono reference. La griglia elettrica, la griglia elettrica. Ma sai il cacchio che faccio? Calma. Perché una volta andavo su internet da un sito, però mi ci devono mettere pure il telefono, mi ci devono mettere 50 euro questa cosa. Il sito era, fammi ricordare, smartkitchen.com, che insomma va. Qua mi sta zitto. Siamo proprio al limite, siamo, Comunque, vabbè, questa cosa vedremo quello che bisogna farci. Allora, dicevamo, altre sole, beh, non sono sole. Ah, parliamo di lavoro, per esempio. Io lo faccio abbastanza regolarmente, controllo i annunci di lavoro. Perché comunque sono impegnato e cerco sempre qualcosa, anche se comunque da fare ce l'ho. Però vabbè, anche per curiosità, per vedere com'è il mercato del lavoro, praticamente ho risposto a un annuncio in cui si cercavano dei profili, vabbè, e era un profilo commerciale. Però nell'annuncio mi aveva colpito il fatto che diceva territorio vergine, queste due parole, territorio vergine e liste di contatti fornite. Sono già due cose importanti, no? Quando vai a proporre un prodotto o servizio. E vabbè, ho detto andiamo a vedere, ho fatto una settimana. Senza dire vabbè l'azienda, perché non mi pare corretto. Però sicuramente anche tu ti troverai di fronte a situazioni del genere, perché comunque viviamo in Italia, è inutile prenderci in giro, così è, non funziona la massa. Proprio per capirci, non c'è un controllo sulla fuoco. Comunque vabbè, ho fatto questa settimana e è inutile dirtelo, entrambi i punti si sono smentiti. Il territorio vergine non era vero assolutamente, perché i consulenti, le persone, gli agenti hanno nei posti dove si sono andato durante una settimana, gli agenti c'erano andati e riandati. Era un territorio non vergine, ma passato e ripassato. Quindi non vero assolutamente. Territorio vero, subito smentita. Liste di contatti, nemmeno era vero, perché comunque porta a porta, già te l'ho detto. Ma questo, vabbè, questo, entrambi erano sicuramente comprensibili, erano sicuramente prevedibili. Come un territorio vergine è difficile, poi era comunque un brand importante e vabbè, poteva anche essere che stavano immettendo sul mercato una cosa del genere, ma comunque vabbè, abbiamo fatto una prova, come ne faccio spesso e continuerò a farne. Non è che non mi stupisco davanti a questo. Poi altre sole, vediamo un po' altre sole che mi sono capitate in questo periodo.
Vabbè, ah, poi vabbè, durante questo periodo con questa azienda ho dovuto affrontare delle spese perché ovviamente ti dicono pure c'è da fare, serve questo, serve quest'altro, serviva, ti devi vestire elegante, vabbè, mi sono comprato un paio di camicie, un paio di cravatte, comunque ti servono. Che fai? Non te le compri, vai in giro con i colleghi, stanno tutti belli, tutti tirati, te che fai? Vai col cappelletto, non mi pare il caso. E quindi... Anche questo, diciamo, rientra nella sola. Ancora qualche altra sola, che sola non è, vabbè, il telefono che mi è cascato, già te l'ho raccontato, Redmi, mi sono comprato Redmi con Wind che fa delle promozioni a 40 euro, te lo danno a prezzi stracciati e poi lo paghi a rate per X anni. Per il momento diciamo che mi sto trovando bene. Niente, questo è quanto. Ma boh, sempre il solito discorso. Se il video ti è stato utile. Ah, invece altra cosa positiva, senti questo microfono me lo sono comprato, bello. È un Marantz che ho fatto un rapido giro su internet e comunque ho visto che era il Marantz, vabbè, anche un brand conosciuto nel settore, fa prodotti professionali, sai, questo è un prodotto di, diciamo, tra virgolette, di entry level, perché comunque io già ho sentito, se l'ho provato, e comunque è ottimo rispetto a come registravo prima, strumenti precedenti, audio, devo dire che comunque è di alto, è buono. E se ti dico quanto ho speso 60 il microfono e 15 il pop filter, che è questo qua, quindi con una settantina d'euro, 70-80 euro, ho questo prodotto che comunque è ottimo per l'uso che ne faccio io, quindi di questo per il momento sono soddisfatto, quindi questo è quanto. Se il video ti è stato utile, mi metti un like, se ti è piaciuto, se questo, se quell'altro. Uguale, fammi lascia qualcosa, lasciami un like e va bene, quindi ti auguro di passare un buon proseguimento. Alla prossima, ciao.